Oh, ci siamo ragazzi. Ok, io mi vedo. Sì, più o meno. Allora, tanto ragazzi, vi do il benvenuto. Sono Mighty Mars e siamo qui a... Oggi facciamo Oxygen. L'avevo annunciato ieri perché oggi è uscito un aggiornamento di Occupational. Ci sono delle cose, diciamo, carucce. Poi, sinceramente, tutto quello che hanno messo non lo so perché io ho sempre l'upgrade, quello vecchio, ancora da vedere tutto. Perché, diciamo, ci ho giocato e non giocato. Allora, le prime cose dell'aggiornamento che saltano all'occhio. Intanto abbiamo ancora questa bachechina con gli impieghi che è molto caruccia. Ci sono i vari gradi per l'impiego e devo ancora capire bene come funziona. Qui abbiamo tutti, diciamo, i sopravvissuti disoccupati. Abbiamo il minatore, abbiamo l'architetto. Questo c'era già nell'upgrade, diciamo, nel primo aggiornamento di Occupational, perché il nuovo aggiornamento è sempre basato sul primo. Quindi questo schemetto qui c'era già, l'hanno un pochino migliorato. Qui vi dicevo ci vanno, ora non ci sono perché, per esempio, adesso se levo per esempio lui, questo Nicola, va qua nella sezione disoccupati. Voi vedete che se per esempio c'è adesso Nicola che è disoccupato. Adesso ha il caschetto, ma se non avesse l'impiego sarebbe senza caschetto. Io posso scegliere chi mettere qua, per esempio questo ha due di abilità, però ad alcuni hanno anche il cuoricino, per esempio questo Nicola ha ben 5 punti, che non sono pochi, più il cuoricino, perché vuol dire che lui, diciamo, è interessato a fare questa cosa, quindi è una cosa che lui, diciamo, in qualche maniera lo rende felice. E credo che progredisca anche più. Io ho cercato di metterli più o meno quasi tutti con l'interesse personale, diciamo, e credo che progredisca anche più velocemente. Quindi lui l'ho messo ingegnere generale. Poi abbiamo altri vari, diciamo, posti di lavoro che ancora non sono stati assegnati perché non ho tutto il personale. Abbiamo minatore, architetto, fattorino, che praticamente fattorino è quello che porta, se non ho capito male, porta nelle forniture agli altri, cioè quello che va a prendere il materiale, dovrebbe essere praticamente un velocista, come dire. Poi gli architetti, va bene, quelli che costruisce le cose, il minatore quello che scava, l'ingegnere generale è quello in grado di utilizzare le macchine più grandi, quindi non so ora precisamente a cosa si riferisce, penso che anche per esempio generatore a carbone con macchina più grande, quindi lui è più abile ad usarlo. Poi abbiamo il bracciante per l'agricoltura, l'assistente di ricerca, e qui ce ne vogliono due perché altrimenti uno va al computer e se non ne avete due praticamente nessuno ci va, quindi qui ce ne vogliono due per forza perché c'è il computer e il supercomputer. Poi abbiamo il guardiano che fa tutti i lavoretti minori. Dipende cosa intende per lavoretti minori. Comunque è sicuramente utile. Poi abbiamo il sous chef, cioè è quello che si occupa della cucina, e studente d'arte. Poi abbiamo lo chef di cucina, quindi che è ancora più bravo. Artista di, quindi qui abbiamo lo studente d'arte, qui abbiamo un'esperienza progressiva, poi dopo qui si dà assistente ricercatore. Diventerà scienziato, quindi sarà ancora più bravo a fare il suo lavoro. Qui lo stesso a sous chef, a chef, studente d'arte, ad artista. Quindi piano piano, vedete, sono anche qua, agricoltore esperto. Diciamo che funziona. Ah, qui ci sono i bonus. Non ho capito, quindi da più 50 in grado di... gli impiegati in questo grado esigono un sostanzioso miglioramento del decoro della colonia. Ah, quindi per farli passare bisogna anche svolgere determinate cose.
hanno particolari esigenze in materia di cibo. Quindi io solitamente io li lascio sempre mangiare i vermetti della pianta. Mi sa che sto giro per migliorare bisogna. Diciamo che è un miglioramento, anche prima c'era il miglioramento, però non era suddiviso, diciamo, per lavori, e anche più, diciamo, preciso con questo schemettino qui, perché ognuno si sviluppa, che poi alla fine, nel senso, molte volte, per esempio, il ricercatore non fa solamente la ricerca, fa anche altre cose, però diciamo che si sviluppa l'abilità, la sviluppa maggiormente nella ricerca. Quindi è una cosa molto carina. Però questo c'era già nel vecchio. Hanno aggiunto invece nell'aggiornamento nuovo un database che fondamentalmente mancava. Però a me o non è completo, o perché se a me mi fai vedere il disegnino, ma non mi spieghi perché. Una delle cose secondo me ancora non complete di questo gioco importanti è che io, per esempio, vado nella ricerca e io, esempio, non so utilizzare questa stazione di ricerca, questa produttore di fertilizzanti. Io non lo so utilizzare perché non ha collegamenti, non ha né collegamento di acqua né di cavo elettrico, niente. E sarebbe bellino se ci fosse un database che ti spiegasse a cosa serve. Per esempio, vediamo un po' se c'è un'altra cosa. Era un generatore di idrogeno, dove è andato a finire. Ah, eccolo qua. Io, per esempio, per capire questo come funzionava, ci ho messo tantissimo. Va messo praticamente dove c'è la nuvoletta di rosa, quindi l'idrogeno puro. Quindi, per esempio, qua, vedete, qua c'è l'idrogeno e va e lui aspira l'idrogeno. E va fatto anche in una maniera che, diciamo, siccome lui assorbe molto velocemente l'idrogeno, quindi va fatto in una maniera che io qui l'avevo fatto, avevo due posizioni dove accendevo l'uno, quando prendeva tutto, divisi erano, quando prendeva tutto l'idrogeno spengevo, accendevo l'altro e viceversa, perché uno solo vi funziona per poco e poi smette. Quindi va, cioè non è semplice questo gioco, è molto difficile. Sarebbe bellino fare un database dove, per esempio, ti dice: io voglio usare questo, voglio usare tubature, vado in tubature, la pompa, che ne so, ad immersione, come si usa, e magari ti spiega. Cioè, sarebbe molto carino. Qui vabbè, qui ti spiega come i nomi, cioè ti dice i nomi, alberello secco, però non mi cambia. Ecco, forse. Ah, ecco, non è completo. Ok. Quindi quando completeranno, io non credo non sia completo. Poi vediamo un po' se voglio home pooling a reazione. Vediamo un po', forse da qui. Piante. Qualcosa mi dava. Da solo questo e basta. Andiamo in food. Ah, praticamente loro hanno messo le cose nuove allora. Semplicemente. Ecco, questo è nuovo. Dice che praticamente è una creatura sconosciuta, dovrebbe dovrebbe produrre petrolio praticamente. Allora, loro hanno fatto il database, a quanto pare, però hanno messo solamente le cose nuove, quelle vecchie le hanno lasciate un po'. A parte che questo grano umido c'era già, no? Infatti questa è nuova, questa pianta qua. Loro hanno messo solamente la spiegazione delle cose nuove, quelle vecchie, che comunque
Trasferimento creature. È perché adesso col nuovo aggiornamento noi prima le creature le potevamo solamente uccidere, invece adesso da quello che ho capito le possiamo catturare. Quindi sicuramente dovremmo fare una specie di anche di contenimento per queste creature, una specie di gabbia, non so come l'avranno inteso. E ho letto un po' nel sito anche della Clay che dicevano che queste creature possono, cioè te le catturi perché possono sia, diciamo, fare delle uova, quindi con queste uova le puoi cucinare direttamente. Oppure puoi creare, cioè puoi far riprodurre tramite le uova gli animaletti. Poi questi animaletti ti producono qualcosa, sia in cibo, ma credo anche in altre cose. Perché tipo questo animaletto nuovo che abbiamo visto dice che produce petrolio greggio e quindi può darsi che catturandolo è sicuramente bisogna. C'è scritto che bisogna dargli del cibo, quindi bisogna vedere cosa. Vedi, c'è l'uovo, che prima non c'era. Possiamo fare l'omeletto, infatti, volendolo. O se no, noi possiamo benissimo accudire l'uovo e far crescere un'altra creatura. Infatti, ci sono vari tipi di uova. E questo può essere interessante, però questo va visto naturalmente piano piano. Database carino, sicuramente. Ah, qui ci sono anche tutte le spiegazioni perché hanno anche migliorato il discorso dei lavori. L'hanno reso più particolareggiato. E quindi io però. Ah, ci sono altri vari geyser addirittura. Vulcano. Ah, hanno aggiunto un bel po' di cosette interessanti. Un'altra cosa che ho ad occhio, così perché non ho guardato tantissimo l'occhio, che ho notato di novità. Ah, infatti qui c'è il simbolino per catturare gli animali. Però io per esempio ce n'ho uno qui intrappolato, io non so come catturarlo, non so se ci vogliono abilità specifiche e poi non so dove metterlo. Una volta catturato dove lo metti? Comunque questo è intrappolato qui dentro. Quindi, poi un'altra cosetta che ho notato, per esempio, noi qua, se vogliamo scavare, vedete, qui non ci fa scavare, perché ci dice che per scavare, siccome questo è granito duro, molto duro, non possiamo scavarlo e ci vuole nei lavori, noi dobbiamo andare nei lavori. Ci vuole un minatore esperto. Non so se un minatore esperto addirittura o un minatore. Però comunque dobbiamo progredire in questa linea qui. Io purtroppo al momento non c'ho nessuno perché sono tutti qua. Quindi anche questa è una cosa in più. Io adesso se gli do l'ordine di scavare lui non mi scava. Infatti io qua, vedete, non ho chiuso perché non posso scavare. Quindi questa è una cosa in più che può essere carina. Poi vediamo nelle ricerche. Nelle ricerche non so dirvi se c'è qualcosa in più perché io già nel primo aggiornamento questo è sicuramente nuovo. Questo è nuovo. Raking che serve per catturare. Grooming Station dovrebbe assegnare le creature a un qualcosa. Purtroppo, ragazzi, in inglese sono molto carente. Necessario componente una stanza. Quindi bisogna un po' capire come funzionano questi qua. Quindi questo è nuovo sicuramente. Le altre cose, sinceramente, non lo so perché io tante cosette le devo ancora scoprire. Perché ci ho giocato diverse volte a questo gioco qui, però non sono mai arrivato molto lontano perché è molto lungo questo gioco. Quindi in realtà l'ho cominciato tante volte, però dopo un po' passavo ad altro perché magari poi usciva un gioco, usciva un altro gioco e quindi questo lo perdevo un po' di vista. Quindi non sono mai andato molto avanti. Mi garberebbe fare una serie dove vado avanti veramente tanto, ma ci vuole veramente tanto. Veramente tante ore ci vogliono. Trasporto solidi.
Comunque, anche questo non me lo ricordo, non me lo ricordo proprio questo, non so se c'era già. Questo credo fa sempre parte dell'occupational comunque. Vabbè, comunque noi piano piano scopriremo anche le cose nuove. Tanto noi andiamo avanti, qui è il giorno 15, quindi ho una colonia appena iniziata, io l'ho scavato un pochino prima di fuori la live, così almeno non si partiva proprio da zero. Tanto ragazzi, accendo un attimo anche il tablet così vedo se c'è qualche problematica. Ok, almeno le do anche la chat soprattutto. E qui di ramen abbiamo un bel po', anche il rame luccica, luccicava anche prima? Non lo so, non me lo ricordo più che altro. Questo è il Pinch a Pepperland, quello nuovo, Pepperland, quello nuovo, giglio balsamico, quindi questo è seccato perché c'è l'idrogeno e qui c'è il cloro addirittura, quindi questo cresce con il cloro. Ah, il cloro c'era prima, anche il cloro, minerale ferroso. Fosforite non c'era prima, io non l'ho mai visto. Roccia ignea. Hanno aggiunto un bel po' di robe, ragazzi. Quindi sempre più. Questo è uno dei giochi più complessi che abbiamo mai giocato, perché c'è una marea di cose differenti. Allora, vedete, loro sono ricercatori, hanno questo cappellino da ricercatore, però vanno a fare altre cose se non devono fare la ricerca. Vediamo un po' se ce lo scrive, che vediamo un po' se scrive sporco, non c'è cibo, affamato, problema, abbiamo anche un bel problema di cibo, quindi qui io questa la faccio malvolentieri, ma questa noi non la possiamo fare, si fa con i vermi. Ah, io i vermi li facevo sempre mangiare crudi. Ah, guarda, stanno nascendo adesso. Questa è una priorità di 6 perché per il momento è la cosa più importante di tutti. Poi credo che la espanderemo anche qua sotto perché a ossigeno non siamo messi benissimo. Espanderemo qua sotto e poi qui tanto bisogna allargarci perché di acqua ne abbiamo poca. E io qui ho fatto questa scaletta qui in modo tale che poi bucherò qua e cercherò di prendere l'acqua facendola cadere subito qui, e questo sarebbe un contenitore piccolino per l'acqua sporca quando ci sarà bisogno, adesso non ce n'è. Quindi io direi ricerca, siamo all'inizio anche con la ricerca. Ah, ho messo questi due che sono le tubature e i bagni. I bagni sono importanti questi qua chimici perché servono molto anche per l'igiene stessa, per il discorso virus. Ora la cosa da risolvere è il cibo, che abbiamo le duplicanti, non sono malaccio, eh. Agricoltura, tecnica, creatività, scavo, premura. La premura non so se c'era anche prima, prima di occupational, praticamente la capacità di cura. E questo si occupa di agricoltura, di cucina e pure infermiere, però è fratolento e esotico. Questo si occupa di agricoltura, tipo fobia, paura. Ah, quindi gli impedisce di scavare. È mattiniero. Uno di apprendimento, uno di costruzione, due di cucina, uno di premura. Wrecking, che è quello per catturare le creature, credo, se non ho capito male. Almeno, se non ho capito male. Poi abbiamo uno di atletica. Però a me serve agricoltura a questo momento. Lei cucina, quindi non sarebbe cucina agricoltura. Mettessero insieme muscoloso, forza, wrecking, atletica, agricoltura. Però cucina lui, però anche lui c'ha due di cucina. Ha interessi cucina, però non c'ha i punti cucina. Quindi è solamente, noi il cuoco non ce l'abbiamo, però questo lui, insomma lui ha due di cucina che se non hanno interesse. Lui agricoltura e cucina, forse è meglio questo, però c'è 0 di cucina, 5 di costruzione,
3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, questi sono sempre i punti in più. Prendiamo lui. Allora, vediamo un po', io voglio guardare, lui avrebbe, la Catalina avrebbe 3 punti, voglio guardare un po' tutto, avrebbe 3 punti come minatore, che ci servirebbe, avrebbe 5 punti addirittura come architetto, tanti 5 punti, eh. Però cucina, lei gli piaceva la cucina, però a 0, anche qua, gli metto cucina che mi potrebbe anche servire, però c'è 0, 3. E l'architetto sono costruttori leggermente più abili. Ok, minatore, però anche il minatore mi serve perché poi se devo rompere anche quelli, però 5, dai, ti metto qua. Troppi 5 punti per sprecarli. Quindi non abbiamo il cuoco, che le c'ho a 0. Ok, però qualcuno credo ci vada, no? Se noi gli mettiamo un po' di priorità, qualcuno ci va comunque. Anche se non è il cuoco ufficiale. Allora, qui abbiamo fatto un piccolo magazzino. Io per il momento ci metto tutto, tranne il seme, perché il seme è qua giù, in cima. Solitamente io separo un po' tutto, eh. Nel senso che dove per esempio il biologico e l'agricoltura che inquinano li metto sempre in basso e il resto che non inquina lo metto, sì, oddio, si potrebbe anche far così, però io per esempio qua potrei fare il seme no, il biologico no, l'agricoltura no, e qua il seme no, l'agricoltura no, il biologico no, e qua ci mettiamo tutto, tanto anche qua si inquina, diciamo la parte bassa. Tendo sempre a metterci i macchinari, le cose più inquinanti, anche se qua abbiamo un inquinamento peso. Io pensavo che con l'ossigenatore si potesse ovviare a questo problema, invece no. Però scavando esattamente l'ossigeno. E là, Alessandro. Ah, ho capito. Alessandro, infatti ti ho scritto l'altro giorno per sapere un po' come stavi perché non ti ho più sentito. Spero che poi insomma ritornerai anche a fare le live, ragazzi, perché anche Alessandro fa le live su Twitch. Ora per il momento ha un attimino staccato per alcuni problemi di suoi, ma riprenderà più presto, ne sono convinto. Tanto, siamo, tanto io sono qui che ti aspetto, eh. Senza problemi. Risolvi le tue cose, poi. Con tranquillità. Allora, qui vediamo perché con il nuovo aggiornamento di Occupational ci sono anche le stanze, cosa che prima non c'era. Vedete, ci sono le stanze. Già dall'aggiornamento precedente c'erano già le stanze. C'è la latrina, la caserma, la mensa, la stazione medica, la centrale elettrica, la serra. Il Ranger Station, che secondo me è nuovo questo, e la stanza ricreativa, e da tutte bonus di diminuzione, più danno della diminuzione dello stesso, recupero resistenza. Una volta non era obbligatorio, cioè una volta questi bonus non li avevi e te potevi anche lasciare tutto libero. Infatti lasciavo tutto libero perché miglioravo l'ossigenazione. Chiaramente se metto un'ossigenazione qua e mi chiudo la stanza, questo non mi si ossigena più, se, nel senso, se invece è tutto aperto, io metto un ossigenatore magari qua nel mezzo, mi fa tutte le stanze, tutta questa linea qua. Quindi adesso però, come vedete, io se metto, ho chiuso,
ho il bonus della caserma che mi dà gli duplicanti recupereranno più resistenze dormendo in un letto che si trova nelle caserme. E requisiti della stanza, letto singolo, nessuna macchina industriale o dimensioni minime 12 caselle. Ah, giusto, c'è anche dimensioni minime, non me lo ricordavo. Oltretutto, quindi questo non è valido perché sono troppo piccoli. Anche l'infermeria non è valida perché a parte manca il lavandino, ma è troppo piccolo. Non mi ricordavo il coso minimo. Va bene, allora, loro stanno raccogliendo un po' di semi. Ora se li mangeranno al volo, però adesso che ho i semi lo posso fare. Perché mi sono sempre limitato a fare quello verde. Vediamo un po' se mi dice cosa serve. Perché qui dice una pagnotta, verme e acqua. Gli ingredienti. Che terra e acqua, mamma mia, che schifezza è terra e acqua. Invece questo chicco di grano e bacca di setole. Però noi verme e acqua si potrebbe fare. Anche se secondo me a questo giro se li mangiano al volo. No, invece l'ha consegnato. Lo mettiamo a 6, ok. Io direi qua di. Com'è l'ossigeno? Mi è buono, io direi. Intanto ha studiato le tubature. Io direi di. Vediamo un po', non mi ricordo mai dove è la roba. 20 anni che ci gioco, non ho ancora capito dov'è la roba qua. Sto cercando. Ah, sì, è qui. Io direi di farla anche qua. L'ossigenatore qua non serve perché siamo abbastanza messi bene. Se dovesse servire, magari lo metto qua, in questo angolino qui. E qui, anche se non ho i semi, tanto facciamo così. E qui faremo una piccola mensa. Ah, vedi, sta facendo. Perfetto. Questo sicuramente è un pochino meglio che della terra e acqua. Poi come esce non è molto bello. Ok, però mangiano meno persone, da quello che ho capito. Perché se mi consuma un due o tre vermi a botta, e con questo ci mangio una persona sola. Va bene, comunque. Eh sì. Quindi non so quanto mi convenga. Perché solitamente un verme a persona, vedete, ne ha mangiato uno, gli basta. Poi forse ne mangerà più spesso, magari non riempie. Come questo. Ok, vedremo. E comunque vedete che anche se lui non è cuoco, va a fare la cucina e vediamo un po'. Questo degli alimenti lo devo ancora un po' capire. Non può mangiare panino congelato. È permesso, non può mangiare. Allora qua praticamente questo può mangiare tutti. Ok, qui ci sono le varie qualità di cibo, fungo fritto, bacca gommosa e ci sono alcuni che non tollerano una tipologia di cibo, quindi bisogna stare attenti. Quale di queste soddisfa le esigenze? Ok, bisogna essere permesso, è permesso, soddisfa, quindi questo è rosso da quello che sto vedendo. Più va il rosso, più sono contenti. Più va il rosa.
Soddisfa, va bene, comunque al momento sembra non ci siano problemi. Poi la salute, esigenze di decoro, e purtroppo il decoro lo dobbiamo fare ancora, dobbiamo studiare. Qui c'è il consumo calorie, salute, stress, che questo c'era anche prima, anche se è cambiata un po' la tabellina. Qui abbiamo i resoconti, che okay, la ricerca. Le commissioni, ecco, questa è un'altra cosa nuova che non c'era nemmeno nel primo upgrade di Occupational, l'hanno messa adesso. E io questo, allora, vediamo un po' di capirci qualcosa. Io credo che questa sia una sorta di priorità, di una specie di tabellina per le priorità. E per esempio cura, infatti dice priority. Noi possiamo mettere una priorità leggera. Ok. Col tasto sinistro mettiamo in priorità, ma mettiamo in evidenza la priorità. Invece col tasto destro caliamo la priorità oppure eliminiamo proprio. Sì, forse è un pochino come la tabellina che c'era prima, però era con i numeri. No, non era con i numeri, era con... c'era con i numeri quella di prima. Che potevi dire, queste sono le priorità per i lavori praticamente. Sì, più o meno come prima questa è cambiata, però la funzione è la solita. Abbiamo i lavori e qui abbiamo il database. Ok. Allora, se loro mi fanno, io non so quanti semi ho, però ne dovrei avere un bel po'. Tanto rame abbiamo 15 tonnellate che fa sempre piacere. E non li vorrei ridurre in fame un'altra volta per via del... Allora, perfetto, lui ha fatto i bagni chimici. Io direi, intanto facciamo il bel doccione qui. Decente preciso. Poi un'altra doccia va qua. E va allargato però, perché qui ci vanno due bagni almeno. Un'altra doccia qui. E però ci voglio mettere anche una cosa in più. Ci voglio mettere anche questo, il lavabo. Quindi questo va eliminato. E qui dobbiamo aprire. E questo va bene. Sì, andava bene lì. Allora, dov'è il bagno qua? Intanto mettiamo questo. La bestiola, vabbè, tanto la bestiola rimane dentro, credo. Vabbè, anche se se ne va. Questo lo possiamo anche distruggere, tanto andrebbe svuotato. Quantità di cibo. Perché non so quanto convenga fare questo al momento. Se vi date una mossetta, ecco, e mi fate questi, ne ho tre. Comunque stanno seccando un pochino, eh. Che, eh sì, c'è un po' di gas irrespirabile. Qui forse sarebbe meglio chiudere. Onde evitare, non lo so nemmeno io perché... Magari chiudo, poi questa qui si riempie di... Perché il problema è che viene da qua, quindi bisognerebbe chiudere qui al limite. Però se chiudo qui dovrei mettere un altro ossigenatore a questo punto. Bisogna vedere bene. Io vorrei fare con un ossigenatore se è possibile. Vediamo un po'. Che qui sta seccando.
perché vuole l'ossigeno proprio puro, senza nemmeno una briciola di inquinamento. Allora, noi intanto facciamo il progetto qua del bagno, se si sbrigano. Ah, abbiamo anche questo. Questo qui è caruccio perché lo possiamo usare sia come pavimento che come parete. E praticamente filtra sia il liquido che il gas. Quindi può servire se vogliamo far circolare meglio l'ossigeno. Però in questo caso, esempio, vorresti far circolare meglio questo ossigeno qua dentro e farlo, diciamo, tutto unito, potrei metterci questo, anche se questo consuma un bel po' di rame, quindi occhio. Qui direi proprio di no. Quantità di cibo. Vabbè, io finché lei le fa, queste qui gliele lascio fare. Bisognerebbe fare anche un, se l'ho già fatto, il frigorifero, vediamo un po', per conservare il cibo, perché poi dopo un po' va male. È qua. A parte che, vabbè, adesso di cibo non ce n'è, quindi il problema non si pone, però bisogna fare anche decorazione interna, però in questo momento lo lascio. Ci sono le condotti, o anche la pompa del gas, e c'è anche questo separatore di carbonio. Usa l'acqua per filtrare anidride carbonica dall'aria, oppure c'è anche questo elettrolizzatore, converte acqua in ossigeno e idrogeno. Io lo uso spesso questo perché, diciamo, molte volte capita che non abbiamo tutta questa melma da usare o alghe, perché vanno ad alghe questi qua, di ossidante. In questo caso abbiamo 9 tonnellate, quasi 10. Quindi diciamo che siamo messi abbastanza bene. Poi ne utilizziamo un paio, credo, non di più. Sì, 1 e 2. Allora, se qua mi facessero quello che devono fare, siamo in 5. Ecco, mancava qualcosa. Catalina, no? Quella nuova. Non era Catalina? Qua c'è 5, sono già a 5. Vabbè. Gli altri semi non li ho quasi mai piantati, tranne il seme di fiore che però vuole praticamente, credo, una luce e una temperatura da 5 a 30 gradi. E quindi, però va anche con ossigeno inquinato, anche anidride carbonica, quindi lui ha bisogno di una luce, quindi bisognerà farlo 10-30-5-30. Si potrebbe anche mettere qui, ci mettiamo la luce, tanto il seme di albero non dovrebbe dar noi la luce. Però io questo lo vorrei lasciare tutto per il seme di alberello, se è possibile, perché tanto adesso andiamo a scavare, quindi qualcosa ritroviamo. Qui abbiamo fertilizzante, lo possiamo mettere qua, tanto anche se inquina non ce ne frega. Io sto aspettando che si abbassi un pochino l'acqua per buttarci questa, perché non vorrei inondare il tutto. Al limite possiamo aprire anche questo spazietto qua, però questa era apposita per l'acqua inquinata. Allora, tanto stanno facendo. Qui possiamo mettere anche già uno di questi.
E possiamo mettere anche un'altra doccia. Quindi due docce, due di questi, due bagni, due dovrebbero bastare. E resta anche dello spazio libero volendo. Quindi magari se poi servirà un altro bagno lo metteremo. Vedete, questo inquinando l'ho messo qua in basso, così almeno inquina dove è già inquinato. Qui come siamo messi? Non bene, purtroppo. Quindi zona è calda, no, temperato. Però se mettete 19 gradi. Ma se io volessi sapere la temperatura, 23 gradi ci abbiamo, quindi se ci mettiamo una luce si potrebbe mettere anche quest'altro seme di fiore, che credo, se non ho capito male, che sia bacche di setole commestibili. Questo non è una pianta curativa, questo. Allora noi proviamo la lampadina. La lampadina l'abbiamo studiata, a proposito. No, e allora andiamo per quella decorazione di interni. Allora, mi stanno facendo questo, speriamo di non aver fatto bene. Ok. Sì. E poi il progetto, qui in basso c'è un po' di rame, soprattutto di qua c'è del bel rame, però c'è anche un po' di inquinamento. Qua c'è un pochino d'acqua che sicuramente servirà. Di qua abbiamo della roccia che non so se possiamo spaccare, quindi da questo lato qui non ci andremo. E qui dobbiamo sfondare per forza per beccarci un po' d'acqua. E direi proviamo, dai, su curioso. Proviamo di inondare il tutto, eh. Io vorrei aprire qui per star sicuro, però poi una volta che c'entra l'acqua pulita non posso richiuderla e buttarci l'acqua sporca. Che è successo? A proposito di acqua sporca, meno male l'hai fatta nel punto giusto. Allora, le tubature, vediamo, queste questi bagni chimici vanno con le tubature. Ci vuole una tubatura d'acqua pulita, la faremo così, e una tubatura d'acqua sporca. Quindi la tubatura d'acqua sporca dovrebbe andare qua, che però non ci va perché è un po' troppo lontano, c'è un percorso un po' troppo lunghetto da fare, quindi potrebbe buttarsi qua. Se io faccio un contenitore qua, però devo fare un contenitore con una scaletta uguale a questo, perché poi bisogna anche utilizzarlo. E non torna, perché bisognerebbe utilizzarlo dal piano di sopra, però dovendo chiudere, perché adesso lui latrina, diminuzione dello stress. Quindi io se non lo può, non lo voglio portare lassù. A parte che, oddio, bisogna anche vedere se funziona, perché l'ultima volta che ci ho provato non funzionava. Io prima, e funzionava così, io mettevo questo, la pompa per le tubature immersa nell'acqua, perché è immersione,
mettiamo la tubatura sua. Vabbè, si vede anche proprio passare le scale. E poi sì, si può fare anche così. E funzionava. Lui pompava l'acqua pulita, la buttava qua dentro, loro si lavavano e poi dalla tubatura interna scendeva l'acqua sporca e si buttava praticamente in un contenitore. Poi l'ultima volta che ho provato non funzionava, non so come mai. Comunque riproviamo. L'acqua un po' bassetta, però per la pompa basta. E nel dubbio sfondiamo anche qua su. Ok, abbiamo qualche seme? No. Vediamo un po' se sta studiando. Sì, ok. Purtroppo qui non la posso sviluppare quest'area qui, anche se è piccola, perché c'è questo masso qua che non lo posso scavare. Scarsità di cibo, di nuovo. Solo niente. Energie siamo messi bene, stranamente. Quantità di cibo, qua cibo c'è un pochino qua di cibo però. Speriamo che non succeda il disastro. Dove va questo? Ah, ok. E quindi mi manca anche l'infermeria. Perché non l'ho levata. Oltretutto qui in basso non la vorrei fare perché c'è veramente tossicità pazzesca. Forse di qua potrei fare un angolino. Però c'è questo discorso del tubo, perché comunque qua devo chiuderla la stanza. Intanto la lampadina l'ho fatta, quindi io proverei a metterne una qua giù. Solitamente non illumino, forse anche sbagliando. Perché sinceramente non. Cioè, da essere illuminato no, ovvero che la solfa più o meno alla solita non vedo molta utilità. Poi magari è una cosa che serve, non l'ho mai sfruttata sta cosa. Sbagliando. Allora, l'unica cosa qua no, perché se devo dormire, comunque io la faccio l'illuminazione. Poi vediamo. Prima voglio tentare qui, voglio vedere se gli dà fastidio oppure no. Io non credo. Tanto possiamo scegliere un altro duplicante, se ce l'ha Caruccio. Più è leggero, costruzione, opera. C'è qualcuno che scava? Che scava? Ranch, opera. Agricoltura, apprendimento, cucina. Infermiere, resistente ai germi. Ah, se è resistente ai germi non potrebbe essere nemico. 4-4 di atletica. Però cucina, noi ci manca anche il fuoco. Devon, non è né malaccio né così ottimo. Però il fuoco ci manca, prendiamolo, dai. Allora, mettiamolo nei lavori subito. Cuoco. Vai, sous chef. C'è un punto solo, però. Dato che gli piace, dovrebbe andare su velocemente. Intanto continua, quindi te basta che c'è il cuoco adesso. Ok, la stanza già è piena. Sta un po' peggiorando il discorso
hanno sfondato, no? Manca uno. Abbiamo trovato altri due semetti. Li piantiamo subito. Pianta è secco. Io quel liquido. Ah, acqua sporca. Adesso prima non me l'avevo messo acqua sporca. Perché non c'era evidentemente l'acqua sporca, quindi non te la selezionavo. Io non sono solito raccattare le cose a terra perché. Cioè io se le raccatto tutte, a parte che ci mettono un sacco di tempo per raccattare le cose, ma se poi le metto. Le butto qua nell'armadietto, poi dopo magari sono qui, mi serve, devo riscendere per andarle a prendere. Allora le lascio dove sono. Sì, però qua mi serve una situazione migliore. Buca, buca, bua, aiuto. Troppa? Ma non voglio inondare tutto, sai che è troppa. Poi c'è anche questa, e se qui noi buchiamo, bisognerebbe fare una cosa in discesa. Ci deve essere un po' complessa la situazione. Bravo, prendi acqua. Ok, c'è la corrente, giusto? No. Allora, la corrente. Secondo me il cavo della corrente dentro l'acqua non ci dovrebbe mai andare, secondo me, eh. L'acqua e la corrente non è che vanno molto d'accordo, però. Ma sembra che non è di niente per il momento. C'è sempre questo angolettino qua. Ma il cuoco, perché non va a fare il suo lavoro? Cioè, è inutile che mi date i lavori se poi no, ognuno fa quello che gli pare. Allora, ma funziona, buono. Perché l'altra volta mi funzionava? Condotto bloccato, ecco. L'altra volta mi diceva condotto bloccato, ma da cosa? Forse devo mettere nel bianco. Allora, proviamo a buttarlo nel bianco. Io mi ricordo che era verde con verde e poi bianco andava. Ah, ecco. Quindi va nel verde o va nel bianco? Ah, capito. Cazzo, mi ricordavo male. Ma male male allora. Mamma mia. Allora. Ecco perché non mi funziona, mi ricordavo male io. A 6. Questo me lo distruggi. E a questo punto, però, a questo punto è fatto male perché si incrocia col verde. Il verde a questo punto non si dovrebbe incrociare, lui dovrebbe fare sto giro così. Oppure ci si potrebbe mettere un ponte, ma siccome il ponte è una cosa che magari poi dopo fai altri lavori, poi ti serve, se ce n'è già uno magari dopo devi sfar tutto. Quindi facciamo le cose più semplici al momento. Ok.
Quindi tutto questo va eliminato. Ora farò anche un po' di casino con l'acqua. Mi prenderà un po' d'acqua al giro, purtroppo. Ok, qui spacca pure qua. Vedi, si stava già mischiando, eh. Però poi se io lo devo far scendere qui, il ponte lo fa uguale. E se lo faccio scendere lassù, l'acqua inquinata, il ponte lo fa uguale, non si scappa. Minchia, ma quanta acqua c'era? Un po' esagerati, eh. Capisco che c'è solo le tubature dell'acqua. Ma poi ce n'è più qui che qua dentro. Purtroppo. Pulimo, pulimo. Cuoco, ma invece di magna, perché non vai a fare il tuo lavoro di cuoco? Col cappellino di carta. Questa se la magna, forse non hai capito che il cuoco è un lavoro, non è solo quello che magna qua. Ok, un po' di cibo ce l'abbiamo, quindi poco poco. Io vorrei ricercare a questo punto. Vediamo un po'. Energia come siamo messi? Bassi. Ok. Quindi io direi allora di fare un attimino questo, che è la combustione interna. Usiamo il carbone. Quanto abbiamo di carbone? O idrogeno, ma idrogeno non ce l'abbiamo qua vicino. Cioè abbiamo questo ma non riusciamo a sfondare. Carbone ne abbiamo, perché sennò 8 tonnellate, che non sono tante. Rame 12. Alghe 8 tonnellate. Ma anche di alghe non abbiamo tantissimo. Perché comunque mi sembra, non mi vorrei sbagliare, ma se non l'hanno modificato, generatore a carbone dovrebbe consumare sulla mezza tonnellata al colpo. Cioè, nel senso, per riempirlo tutto ci vuole una mezza tonnellata di carbone. Poi dura un po', perché comunque dura un po', non è che si la consuma subito, però se non mi sbaglio, eh. Lo facciamo a fare quello che mi serve? A 6, ragazzi, se no non mi fate niente. Stress 22, siamo bassi di stress, pensavo di essere sui 30-40. Bene. Allora, la luce l'avrebbero anche fatta, tutte le lampadine. Consumiamo un sacco di cavo e di energia, però. Perché altro ero curioso qua su. Che qua non è che mi interessa più tanto, però ormai ci siamo. Quando avete voglia. Altro no. Allora, più che altro mi interessava questo lato qui, ora dagli la priorità. Qui magari si puliamo. Perché comincia ad essere una zozzeria vera. Allora, dobbiamo ancora decidere dove scaricare però. Perché adesso loro hanno fatto il tubo. Sì, ok. No, non l'hanno fatto ancora. Però dobbiamo decidere dove scaricare. Se noi facciamo tutto questo lavoro qua per arrivare qui. Bruttissimo proprio. Merita? Non mi convince per niente, però se io volessi
ipoteticamente chiudere qua. Adesso chiudere qua. Andiamo a fare un po' di prove perché... Quindi se io chiudo qui, il contenitore sarà piccolino così, che può anche andare bene. Qui ci andrebbe la più bottiglie, andrebbe qua. E qui ci andrebbe la scaletta. Però se io chiudo qui, lui me la dà come... Latrina, 12 caselle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, forse 12 con questo. Si farebbe tanto prima e tanto meglio. È anche vero che poi tanto le tubature servono, perché poi metterò anche il generatore di ossigeno ad acqua, quindi poi vabbè, facciamo un lavoro che non è che mi convinca tanto questo, facciamo nella versione più brutta possibile. Poi alla fine non funziona, qualcosa che ho sbagliato non funziona, tanto poi alla fine è sempre così. Allora, queste però me lo fate urgentemente, se no mi bloccano tutti i bagni. Ah, questa è la lampadina, ok. Questo non mi serve più, allora. E lasciamo il bagno un po' più grande, in modo tale che se dobbiamo fare anche qualcosa in più. E ho levato qualcosa? Sai che ho levato qualcosa di utile? Vabbè. Vediamo se ho fatto tutto quello che dovevo fare. Qui continua, eh? Non si è mica fermato. Ok, bravi. 8-6. Poi se mi fate anche a 6 questo, tanto lo stesso lo avete basso, posso anche azzardare una cosina in più. Qui già 6. Altre piantine, 1. E ne mettiamo un paio, 3. E poi queste non dovrebbero crescere dentro l'acqua, perché c'è una qualità di piante che cresceva dentro l'acqua, non mi ricordo qual era. Se era questa. Vediamo se cresce, se non cresce proviamo anche dentro l'acqua. Ma quasi fatta, eh? Dai. Comunque mi sembra che l'incipit che dai ai lavoratori funziona meglio rispetto a prima. Che io mi ricordo un paio di aggiornamenti fa, per far fare un lavoro ad un sopravvissuto ci voleva, cioè dovevi bestemmiare veramente tanto. Invece vedo che adesso lo fanno al volo. Cioè un lavoro incompleto ci sta veramente poco tempo. Una volta non era così. Ha detto, adesso l'ho detto, è finita. Sicuramente. Io vorrei vederlo in funzione. Una volta che l'ho visto in funzione sono tranquillo. E non mi ricordo se il lavandino chimico ha bisogno di tubature. Qualcuno? Ah, non mi dico che non funziona.
la stanno usando. O no? Stanno usando solo il lavandino. Sa che non lo stanno usando. Questo funziona sicuramente. La pompa dell'acqua funziona sicuramente perché ha funzionato. E qui l'acqua c'è, la prende. E poi io non devo collegare queste due tubature perché sennò si sporcano a vicenda. No, però non lo stanno usando nemmeno la doccia. E te pareva? Praticamente non funziona. Allora, qua se mi fate l'elettricità, proviamo a far crescere anche questi. E mi piantate pure questi, però. Questa sempre a 6. Beh, comunque crescerà un pochino più lento perché vedo qualche alberello ogni tanto diventa secco. No, sta crescendo invece. L'ossigeno non dovrebbe essere un problema. Irrigazione, ah, perché va irrigato, ovviamente. Dovrebbero fare un irrigatore automatico. Oh, lo stanno usando, fermi, fermi, ci hanno pensato 3 quarti d'ora. Oh, che bello. Funziona, funziona, perfetto. Allora, questo lo possiamo eliminare. Faccio un altro bagno chimico. Anzi, lo farei qua dato che non mi sfonda le tubature. Lì ti vedo già. Mi hai selezionato già due cose invece di una. Allora, il bagno. Sì, ma non voglio che mi fai fuori le tubature, maledetto. Ma succede un casino. Vabbè, dai. Tanto so già. Solo questo. Ecco, tubature. Ok. Allora. Facciamo il bagno chimico al volo, ma proprio al volo. Con priorità 6, stress 28, quindi ce l'abbiamo basso. E poi elimineremo anche questo bagno qui e questo spazio qui lo lasciamo magari per un altro bagno chimico eventuale. Ok. Va ricollegato, facciamolo al volo, sennò non utilizzano niente. E pure qua, vai. Qui cosa ha fatto? Ok, generatore di idrogeno e generatore a carbone. Generatore a carbone lo mettiamo qua. E precisa, serve solamente. Vabbè, tanto anche se estetico, chi se ne frega? Non è estetico. No, chi se ne frega? Qui puliamo tutto. Ok, poi faremo un macchinario più avanti dove poter ripulire l'acqua sporca. Che mi sembra c'era anche un po' di acqua sporca a giro qui da qualche parte. Ah, qui in basso, un bel po' lontano. Qui potremmo mettere il generatore di idrogeno, però finché non sfondiamo. Ok. Ci siamo? Perfetto.
Bravi. Allora, altro duplicante. Cucina e agricoltura. Vieni, 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 vieni. Ma quando lo trovo uno piano così? Abbiamo finito i posti, i letti. Abbiamo finito... Più che altro, più che i letti, abbiamo finito la stanza per mettere i letti. Quindi dobbiamo inventarci qualcosa. Dove? Dobbiamo cominciare a scavare a sto punto. Questa zona qui me la volevo lasciare libera per fare un'altra farm ancora. Qui contiamo 1, 2, 3 e 5. E praticamente non andiamo qua sopra. E di qua io vorrei sfondare, però... Vorrei sfondare, però c'è dell'ossigeno veramente brutto, da anidride carbonica. Vediamo un po' cosa fare. Qui questa qui tanto non scende a questo punto. Facciamo la solita chiusura. Ah, la ricerca, ogni tanto mi scorgo la ricerca. Allora, ricerca. Possiamo fare sistemi di aerazione che servono veramente tanto. E possiamo fare o questo qui dell'agricoltura per i frigoriferi, più che altro. E questa coltura idroponica. Crea una singola pianta quando è piantato un seme. Notato, capito. Tramite tubature. Quindi vedremo anche questo come funziona. Oh, hanno bussato, vai a vedere. Sì. Quindi vedremo un po'. Cos'era quell'altro? Questo è per il frigorifero, che è quello che mi interessa un po' di più. Sistema di reazione. Vabbè, facciamo questo prima. Acqua, ne abbiamo 7 tonnellate. Che non è tanta, e alghe 8. Mi sto dormendo. Eccolo nuovo? Dov'è? Niente, è dormito a terra. Qui di qua dobbiamo andare per forza, perché c'è tantissimo rame. Quindi ideologicamente poi allargheremo un po' tutto. Dobbiamo allargare, cioè, vabbè, anche fino qua. Prendersi tutto questo. Poi ci sarebbe questo da prendersi. Allora, sto facendo un po' così per vedere come verrebbe, per avere un'idea. Sì, poi così alto non serve nemmeno. Al limite verrebbe così. Verrebbe tipo così già, secondo me sarebbe già buono. Quindi noi fino a qui magari scaviamo. Poi, e qui verrebbe una roba tipo così. Ok.
Ah, minchia, diciamo che non c'è niente. Qui si potrebbe benissimo allargare la farm, però qui il problema è che io non vorrei poi magari sfondare qui e arriva tutto di quello che è più inquinato c'è al mondo. E la cosa mi preoccuperebbe. Qui, vabbè, possiamo aprire fino qua, tanto problematiche non ce ne sono. Qua verrebbe così. Mi servirebbe più a questo momento, servirebbe più di lato che verso il basso o verso l'alto. C'è un po' di acqua sporca. Per il momento facciamo questo. Poi vediamo come procedere. Tanto adesso loro non hanno la possibilità di arrivare qua. Ci possiamo sempre sullo scalzo. Si sta crescendo, eh? E abbiamo un altro semetto, lo mettiamo qui. Tiè, un altro di questi, dai, 4. Questi crescono bene, perché non hanno bisogno di ossigeno puro. Ne crescono piuttosto bene. Dobbiamo fare le stanze. Qui vediamo com'è messo l'ossigeno. Però mi sembra che sia forse uno che. Mi sembra l'ossigenazione buona, anzi ottima. Quindi sarebbe ottimo per portare la forma anche qua sopra. Più che in basso. Qui sta funzionando, 2-2 credo che bastino. Magari ci manca un pochino d'acqua a giro. Cose che producono inquinamento, c'è niente? No, sembrerebbe di no, strano, eh? Dato che non sto ripulendo niente. Ok, qui in basso sì, ma non mi importa. Qui ce la facciamo? Non ce la facciamo con l'elettricità, quindi questo al momento serve. Questo è ottimo perché sostituisce ampiamente tutta l'energia che ci serve, però consuma un sacco di carbone, ma veramente tanto. Vediamo un po' qui se c'è un po' di carbone. Carbone, eccolo qua. Qui però non ce n'è. Terra, terra. Niente. È poco di carbone. Fatti 2 semi, entriamo di subito. Ok, potenza 600 watt, mette anidride carbone, caparecchia, produzione calore 45, carbone energia elettrica, produce anidride carbonica, surriscaldamento 75, minchia, decoro meno 13, vedete quanto carbone sta consumando? Ce n'è 80 kg, 90, ora già 80, ora va a 70. Una follia sta roba. Però vedete, hanno già ricaricato le batterie loro. Una follia sta roba. Allora, ricerca, dato che siamo un po' indietro anche con la ricerca, io direi a questo punto espressione artistica servirebbe, però prima vorrei fare
questo, soprattutto per il frigorifero. Anche il sintetizzatore biologico è buono perché usa l'acqua sporca per produrre fertilizzante. Anche se noi fertilizzante, no, in realtà ne abbiamo poco di fertilizzante. Quindi serve. Quindi noi volendo, una volta ho fatto una prova, ho fatto finire il tubo dell'acqua sporca direttamente dentro il sintetizzatore. E in realtà funzionava in parte, nel senso che non riusciva a smaltire tutta l'acqua sporca necessaria e si intoppava qua, purtroppo. Questo non l'abbiamo ancora arrivato? Via. Inquinamento. Mi siamo messi piuttosto male. Io direi intanto di fare un altro po' di batterie, tanto che sì, un'altra in realtà. Poi leveremo anche quella appena le trovo scariche, leveremo anche quella, queste qui, da una batteria singola e mettiamo queste qua doppie. Ora sono quasi cariche totalmente, mi dispiace levarle. Anche qui ci vuole un'altra zona. Vediamo un po' dove farle. Oh, ci è andato il fuoco? Strano. Qui non hanno ancora fatto niente. Qua alla ricerca, bah, sono già avanti loro. Che si sono già fermati. Mica ho finito già il carbone, no? No, 8 tonnellate. Ecco, mo arriva. 200 kg. Più 160, più 240. Ma siamo impazziti. 500, 600 kg. Mamma mia. Mamma mia. Non fate questo, che così lo caricate. Qua scaviamo, cominciamo a scavare qua, ragazzi. Fiore setoso, dovrò capire cosa faccio col fiore setoso, perché di solito non lo piantavo. Qui spero che non vada male la roba. Magari fermiamoci un attimo. Non vorrei andasse a male la roba. Se io dico di caricarlo, sto roba qui, dove la mettono? Qua dentro? Però non è un frigorifero, questo non refrigerato, perché non li mantiene praticamente. Manca sempre lui. Vediamo un po' dove fargli un letto provvisorio a questo punto, perché non so dove fargli. Qui però è iperinquinato, nel bagno non mi sembra il caso. Boh. Li mettiamo qui per il momento. Per il momento dormire lì. No, io volevo questo assai, eh. No, sta buttando la terra. Niente. L'abbiamo studiato qui? Mancano solo 4 punti. Ok. Guardate qua come siamo. Manca. Forse non ho messo l'impiego. Eh sì. A Rowan. Allora, scavo. Rowan c'ha uno, quindi scavo ancora niente. Non lo troveremo mai.
1 5 però Joshua, eh? Invece fa il fattorino. Quanto c'hai? Ecco, qui è il 100%. Annulla assegnazione. Quindi se lui è il 100% non lo posso spostare qua adesso. Eh sì. Ho capito. Adesso quando loro arrivano al 100% io posso, per esempio, Ren. Adesso posso già spostarlo come scienziato. Non più come assistente ricercatore. Oh, carino, Catalina al 98. No, Ren ormai ha preso questa strada qua. Cioè 3. E qui avrebbe 5. Ormai. Ti lascio dove sei. Roma qui c'ho uno però. Beh, scusa, Roma ci avrebbe tutto e di più. Quanto c'ho qui? 4? 4. Quindi a noi ci manca il minatore. Catalina avrebbe 3 più l'architetto. C'ha 7 addirittura l'architetto adesso. Ci manca un bracciante, allora fa il bracciante, eh? Ci serve anche quello. Il minatore, ragazzi, è quello che ci servirebbe, dovrebbe essere la prima cosa. Vabbè. Qui ha caricato, sì, perché c'era già questo. E questi. Vabbè, leviamoli. Tanto mo. Ne mettiamo due doppi e uno singolo lo mettiamo qua giù. Tanto per il momento non possiamo scavare. E mi sa anche per un bel po' di tempo finché non troviamo lo scavatore per eccellenza. Ok, allora, a me mi urge. Che altro? Ecco, io questo non ho capito ancora come funziona. Lo scopriremo insieme, almeno lo spero. Adesso possiamo levare questo. Ok. Poi mettiamo un paio di frigoriferi. Siamo a posto così, ci mettiamo l'elettricità. Io non so quanta scorta di cibo avremo adesso, perché penso che di cibo ne abbiamo veramente poco, però. Ah no, mi ha messo il cappellino. La scarpina qui non l'ho mai vista ancora. Mi sembra Indiana Jones, mi sembra questo cappellino. Allora, commestibili, ingredienti, cucina, tutto, tutto. Ecco, adesso ci va. Quindi qui se c'è qualcosina, ragazzi, buttatecela. Insieme tanto va qui. Qui lasciamo pulito. Però c'è questo che inquina, ho fatto una cavolata, vedi? Adesso questo mi inquina. Oh, c'è qualcosa qui che inquina. Non ho pensato a questo. E fare la fogna vicino alla farm non è stata proprio la cosa più intelligente del mondo. Praticamente. Quindi dovremo trovare il metodo di depurare velocemente questa acqua sporca. Qui perché ha seccato, che è successo?
Atmosfera. Atmosfera. Perché? 22 gradi. Non mi diceva che poteva benissimo. Ossigeno, ossigeno inquinato, anidride carbonica. Cioè, dovrebbe crescere con tutto. Vabbè, tanto se cresce cresce, se non cresce va bene lo stesso. Ok, intanto qui un po' d'acqua è cascata, che non fa male. Altro già. Fornitura, scavo, ecco, lei avrebbe lo scavo, scavo agricoltura, stitichezza, ignoranza, agricoltura, gastrofobia, costruttore incapace meccanico. Però lei di scavo non ha niente, però. Creatività, scavo zero. Non capisco, ma perché se hai interesse nello scavo, lo scavo zero? Apprendimento zero, no, io rifiuto, sto giro rifiuto. Agricoltura ce l'abbiamo già, fornitura ce l'abbiamo già. Ok, almeno casca un po' d'acqua. In realtà si potrebbe anche fare una cosa di questo tipo. Mi serve un altro ossigenatore. Lo metterei proprio qua. Andiamo a vedere quanto abbiamo di ad alghe, no? Vatalghe, se non mi sbaglio. 7 tonnellate e 5. Però qui c'è un bel po' di alghe. Però qua ce n'è pochissimo. Mettiamo messi tanto bene ad alghe. E metterei anche quello con l'acqua però, volendo. Che occupa due spazi. Però lo potrei mettere anche qui. Che è? Sta di cibo, lo so. Anche perché noi aumentiamo. Niente, io potrei fare una cosa di questo tipo. Distruggere qui. Che è successo? Tubatura? Ah, perché passava qui la tubatura, pensavo passasse interno scala, niente. Pulire rapidamente. Ricerca. Ah, ricerca era quella, poi non abbiamo più. Io sarei curioso di vedere questo come funziona, però mi conviene fare prima di tutto questo. Qua possiamo anche far così a questo punto. Però qui c'è il condotto dell'acqua sporca che mi rompe le balle. Allora,
se ti metto qua. Poi, vi vado a prendere. Posso anche far così. Pensi che dia fastidio. Oh, sì, no. Liquido. Sarà così o l'incontrario? Questo non me lo ricordo proprio. Verde, bianco, bianco, verde, secondo me. Io credo sia così, perché questo è verde, bianco e bianco con il verde. Quindi verde, bianco, bianco, verde, la regola. Possiamo fare così. Vediamo. Occupa un posto in più, ma siccome di alghe ne abbiamo poche, non vorrei esagerare. Allora, intanto prendiamo un po' questa zona qui. E poi qui, se non basta, facciamo un'altra forma qua. A questo punto. Poco, qui c'è un casino, andrebbe ripulito tutto. No. Ah, giusto, ci vuole anche elettricità. Ok, niente di più facile. Giorno 25, già. E uno dorme a terra, mi sa, che non ho fatto il letto. Quindi qui, bah. O la ampliamo qui e poi se viene un po' di inquinamento, pazienza. Vediamo un po' come butta, al limite facciamo un ossigenatore in più. Tanto andarla a fare in un'altra parte adesso non lo so, perché io qui voglio fare un'altra farma. Quindi bisogna scavare anche qua adesso. Con calma. Qui possiamo mettere un altro letto, sì, tutto come la roba. Vai, fallo rapidamente. Poi il lavoro ce l'hanno tutti? Sì. Ricerca. Ok. C'era uno che stava al 98%. Aspetta un po' perché 100%. Architetto apprendista. Adesso lo mettiamo come dov'è? Catalina. Un bel 7 pieno, architetto. Un po'.
Se cambio di cappello, gli può fregare di meno. No, arrivo. Ah no, sono timbrato il cartellino. Ah no, ha cambiato. Okay. Quindi cambia il cappello anche a seconda del. Le batterie qua me le avevo scordate. Possiamo fare anche così. 1, 2. Questo va qui. Teniamo sott'occhio il carbone perché non mi fido. Carbone già 6 tonnellate, già preso 2 tonnellate, già preso. Già preso 2 tonnellate. Dobbiamo fare un'altra stanza per l'elettricità. Ok, adesso mettiamo un po' di. No, madosca. Un po' di qua di ovunque, non credo che darà noia. Ma mettiamo uno qua, che non ci dice proprio. Poi dentro l'acqua, anche dentro l'acqua andrebbe. Uno qui, laggiù ne possiamo mettere il più possibile. Qua in realtà qui non ci vanno. Io credo che questo serva più che altro per la felicità. E qui non lo so. Allora noi. Che è successo? Materiali insufficienti, perché? Ah. Facciamo qualcosina a meno magari. Non pensavo di essere così a secco. Magari facciamo un po' così, poi le metteremo magari piano piano. Per il momento. Però con l'ossigenatore qui faccio il suo dovere, mamma mia, siamo messi male però. Al limite qua chiudiamo. Tanto qui anche se non c'è ossigeno pulito non è che ci frega più di tanto. Allora vediamo se ce la fa bene, lasciamo aperto, se no si chiude. Parte che se noi andiamo nelle panoramica stanze, caserma, mensa, serra. Eh no, esce la serra allora. Mica l'ho presa in considerazione, quindi andrebbe chiuso anche qua. Ho chiuso qui. Ho chiuso qua. Perché la serra farebbe crescere più velocemente le piante. Però non so se la faccio qua, la chiusura, lui mi considera che c'è una scala, mi considera che c'è questo e forse non me la dà buona. Possiamo fare una prova, ma proviamo. Secondo me non me lo considera proprio. No. No, perché o c'è questo che gli dà noia, perché nella serra non ci deve essere, cioè ci devono essere solo le piante. Visibilità
12 caselle, no, però dice solo requisiti minimi 12 caselle, non dice che non ci deve essere altro. Nessuna, ecco, qui per esempio dice nessun macchinario industriale, qui non te lo dice. Quindi perché secondo me andrebbe chiuso un primo, andrebbe chiuso qua. E quindi questo andrebbe spostato di uno. E qui no, e questo forse è il problema. Proviamo un attimino questo. Chiuderlo così, levando questo. Stress 33, perché qui non c'è altro, si cerca 12 caselle, massimo 96, sarà che sono troppe caselle, 1, 2, 3, 4, 5, 9, no, 96 è una roba infinita, forse perché c'è questo, ma io un ossigenatore lo devo mettere, non posso non mettercelo. Come faccio a non metterci un ossigenatore? Ah, qui il letto è pronto, chi manca? Rowan. Ma per il momento sta andando benino, bisogna stare un po' attenti al carbone perché non lo vorrei, anzi io direi che una volta finito questo possiamo anche staccarlo un po'. Devo. Ah, perché manca questo molto probabilmente, non è chiuso lì. E non l'avevo visto io. Qui. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, questo manco serve più a questo punto. Questi sono pronti, che è un anno che sono qua. E poi adesso, no, ancora inquinato il discorso però. Ah, se meno fare questo, che magari mi chiudete il tutto. Adesso nemmeno, ma perché no? No, l'unica è questo che gli dà fastidio. Però io ce lo devo mettere. Non posso non metterlo. Ma anche qui l'ossigeno non è buono, è appena respirabile. Mancanza di studenti, ecco, mancanza perché ci manca, infatti. Mi è venuto in mente che ho fatto finta di niente, però. Allora, io direi a questo punto di. Questi non li ho mai usati. Controllo automatico. Questo non l'ho mai usato perché non ho mai avuto bisogno, perché di sabbia ce ne sono sempre tonnellate, ricerca medica,
l'ho mai utilizzato, ma lo voglio utilizzare. Questi va bene, questi sì. Quindi io direi. Ah, questo mi serve per passare dall'acqua sporca all'acqua pulita, e questo distillatore di agri rifinisce la melma in acqua. Melma quanta ne ho io? Ah, la melma in, no, in acqua, scusate. La melma in alghe. Melma quanta ne ho? Che se ne ho un bel po' si fa, se ne ho poca. Seme di rovo, c'è un seme nuovo. Melma. Non c'è. Non la vedo la melma. Acqua, sabbia. Niente, vabbè, poi la troveremo. Quindi adesso noi facciamo. Facciamo una ricerca medica che non abbiamo ancora non abbiamo ancora fatto niente, eh. La brandina medica non ce l'abbiamo. Nemmeno questo, il lavabo che avevo detto lo mettevo. Anche il lavabo serve. Per comodità lo metto qua, così non devo modificare niente. Anche se andrebbe in fondo, cioè andrebbe qua in cima, via. Andrebbe giù in fondo, nell'angoletto, però. Vabbè. Che abbiamo scavato? Anche qui, però l'ossigeno non è buono. Allora, dobbiamo pensare alla stanza medica che non ce l'abbiamo. Poi dovremmo prendere un artista da qualche parte ad accattarlo, perché sennò possiamo stare con le tele bianche a vita. E ancora il minatore, non ci abbiamo il minatore ancora. Studente d'arte, chi è che lo potrebbe fare? Rowan, lo potrebbe fare Rowan però. Sta facendo il bracciante, però il bracciante, anche il bracciante mi serve. C'ha 3, è cresciuta da 1. A lei è già a 100, poverino, non l'avevo manco vista. Nisbet, vai. Non mi serve questo. Potrebbe farlo Catalina, ma Catalina è già architetto. Perché architetto, gli architetti sono abili costruttori, veloci a costruire, a erigere strutture. È tutta roba che, cioè, lo levi da una parte ma ti serve dall'altra. Questi due non si possono levare, che se no il cuoco non lo uso tantissimo alla fine, perché quando prima mangiassi i vermi così, che sta a cucinarli. Secondo me, cioè tenere uno fisso a cucinare mi rompe un po'. Il cuoco non lo userei tantissimo, però Devon è zero. E arte? Zero, e ti pareva. Qui è solo Rowan, Catalina. No, serve qualcun altro. Siamo in 7. Gli fa anche schifo. Oltretutto. Magna gli fa anche schifo. Allora, qua io qui non so perché non mi dà. Vabbè,
abbastanza. Questo non lo posso levare. Quindi fate un po' come vi pare, io quello non lo levo. Io potrei fare ancora un'altra farm qua sopra, anche se l'ossigeno non è. Però un po' di vasi, anche questo non lo può fare nessuno, il blocco per strutture, però dato che abbiamo delle carenze, se ne mettiamo qualche vaso qua e là. Tanto per qui nel gabinetto, no, poi non mi c'entra quello che voglio. Che fa? Mi sono spariti? C'hanno il braccetto corto che no, non vogliono spendere. E qui ci starebbe bene, però è già pieno. E qui non c'è spazio. Non ci dice. Boh, vabbè. Allora, questi io non capisco, ma sono io che non li raccatto o no, non sono pronti? È un mese che sono lì, un anno, e sono sempre lì, va bene. Poi vorrei capire, da questo a questo, lotto agricolo. La spia cresce quando viene piantato il seme. Deve essere irrigato tramite tubature. Ah. E però la tubatura, cioè, ce la passo sotto e va tranquillo così. Ma io un po' provare un attimino. Tanto la tubatura ce l'ho abbastanza vicino. Perché se fosse così aumenterebbe la produttività, perché non deve andare il sopravvissuto singolo tutte le volte a annacquare. Vediamo un po'. Allora, abbiamo detto o minatore o artista. Opera agricoltura scavo. Respira la bocca, mira la bocca che dà da un'altra parte, più è leggero. Però lui scavo. Ah, c'ha uno, ok, non c'ha zero. Lui scavo cucina, però scavo a zero, no. E lui ricerca e fornitura. Io non mi piace, cioè, io solitamente questi li schippo perché c'hanno pochissimo, però. E mi tocca pigliarti. Vedo capiate e niente, scavo. Almeno gli piace, c'è un punto, però almeno sarà contenta, andrà avanti più velocemente. E questo, ma lo posso prendere? Cosa mi serve per prenderlo? Niente, allora fatti un giretto come se non fosse nulla, tranquillo. Perché non mi ricordo mai dove la roba? Vai. Allora, uno l'ha fatto. Se io ci metto la tubatura e la passo sotto, che mi sembra un po' strano perché a regola ci vorrebbe un irrigatore, qualcosa che vada in superficie, però io qua non ho altro. Io se provo a fare una cosa di questo tipo. Non mica ho preso quello dell'acqua sporca, no? Ho preso quello dell'acqua sporca. Venivano su, guarda, perfette secondo me. Qui ci vuole un altro ponticellino di olio, io. Non capisco mai il verso di come vanno. Tanto questo funziona, sì, ok, non l'avevo più controllato. Però se lo prendo da qui e faccio un bruttissimo tubo così, antiestetico ma funzionale, chi me lo dice? No, ma non funziona, perché
che deve partire dal verde, mi fa l'idea. Allora, oh. Quindi, tasti a caso. Aspetta, se no non ci capisco niente, un secondo. Allora, questa è la linea verde, diciamo, quindi ci deve andare il bianco. Ci deve andare il bianco. Ok, dovrebbe essere così. Secondo me adesso viene fuori un casino che... Vabbè. Poi se funziona lo faccio già così, in modo tale che se funziona cambio pure questi. E se non funzionano non tocco niente, basta. Sarà che due incroci così che sembrano manco... Ci vuole una rotonda qui per farla funzionare. O ci mettiamo un paio di semafori e una rotonda, qualcosa ci va messo. Ma sembra un troiaio, direi di brutti proprio. Ah, questo l'ha fatto. Germi 87, attenzione. Attenzione. Io direi qui. E qui ce la fa un'altra cosa, ma che. Oddio. Io ne vorrei mettere qualcuno in più, però se devo fare un casino di tubi. Tanto di qua non abbiamo spazio. In bagno c'è già, si potrebbe mettere uno qui. E basta. Vabbè. Però 87, no, 100 adesso, vabbè, dai, lasciamo così. Secondo me non viene qua, poi. Due incroci uno accanto all'altro. Una roba che non si è mai vista. Allora, però, tentiamo. No, qui c'è l'acqua, giusto, minchia. Devo stare attento. Ok. Che abbiamo fatto? Allora, fate anche questo qui. Adesso me lo darà più che ho sfondato? No, non me lo darà più. No. E cosa è cambiato rispetto a prima? Sono allargato la stanza. Massimo 96. 64 caselle. Ma 64 caselle sono tante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 6, 7, 18, no, 20, 20, 64 caselle è una roba. Ah, qui hanno raccattato finalmente. Cioè, ma è un'assurdità sta roba. Cioè, io sarà. Avrò messa il giorno 15, forse ce l'avrò messa questa roba qui. Non vorrei uno sfondone, ma l'ho messo veramente un'eternità. Cioè, queste qui sono cresciute 3 o 4 volte. E questa è una. Poi magari gli mancherà forse un po' di... Aia. Idrogeno? Aia. Oh, ragazzi, io se qui butta male mi sposto, butto tutto su. Rai, si adatta, dato che qui il posto c'è. Sono curioso di vedere se funzionano questi qua. Allora, è secca perché ma non gli butta l'acqua te a mano però, perché se no è inutile. E poi cosa ci si farà col fiore setoso? Si magna? Ok. Lo stesso lo guardo raramente. Stranamente sta anche basso.
Qui buttati su tutto, piante, non piante. Secondo me non funziona mai questa cosa. Funziona. Però va solo su, qui non mi ci va più. Vedi che qui non mi cosa. Il solo non funziona, non ci stacca di più niente. Io spero che non siano loro che ce la buttano a mano, perché sennò è inutile. C'è anche un bel polacco, guarda le bestie che ci sono qui che mi mangiano tutto. Io le voglio prendere, maledetti voi. Niente. Allora, qua ricerca. Intanto mi scordo che c'è anche la ricerca. Cosa abbiamo fatto? Ah, la ricerca medica. Direi che a questo punto noi possiamo fare anche questo. Vediamo un po'. Tutto chiuso. Facciamo questa come ultima cosa. Carbone, carbone, 5 tonnellate, fermo. Disattiva struttura, mi stai costando troppo. Io qua, ragazzi, se vedo che non regge l'ossigenatore, io qui levo tutto e ci butto un generatore a idrogeno. Guarda che c'è una nuvolettina. Oh, che bello, farmacia. Ma io voglio anche questo. Sempre caruccio, fanno questo angolino qui. E tanto qua, magari. Però anche qui, perché da qui non c'è niente, diciamo, qui ci sono i semi. Ma quanti semi ci saranno mai? 10. Allora, farmacia, farmacia. Allora, mettiamo una qui. Anche se poi questo non mi funzionerà perché vuole stanza ricreativa. La stanza creativa, io non l'ho mai fatta la stanza creativa, poveracci. Non sapevo manco che c'era la stanza creativa. Nessuna struttura ricreativa, nessun macchinario, oggetto decorativo. Stanza creativa, cosa ci metto? Le sedie, i cuori e basta. Farmacia me la metto qua. Latrina, caserma, mensa, stazione medica. Letto medico, bagno, tavolo della mensa. 12 caselle, quindi qui non va fatto. Qui non va fatto assolutamente. Palle però. Beh, ci penseremo dopo, eh. Se io la facessi un po' lungo qui storta, no. Non si può fare. La ricerca, tanto loro vanno a fare la ricerca. Vediamo un attimino qui. Qui prendiamo tutto che è importante. Non capisco se qui funziona o non funziona. Qui come faccio a sapere se funziona? Qui l'acqua non ci sta andando. Perché credo che mi sembra di vedere. E credo che l'abbiano annaffiati a mano. Messi intanto maniera tutto. Vabbè, io li lascio liberi tanto. L'acqua sta calando, eh. È calata anche parecchio. Cosa mi preoccupa un po'. La cosa mi preoccupa un po'. È brutto messo lì, ma per l'acqua pulita serve.
raccattiamo tutto per vedere quanto cibo abbiamo. Quindi ragazzi, con prima diciamo i quadri, anche se non aveva poco in arte, nel lato artistico non aveva punti, però c'era qualcuno, magari ti facevano il disegno brutto, ma te lo facevano. Ma adesso con quegli impieghi non te lo fanno più, cioè se non hai l'artista ufficiale non te lo fanno più. Raccattiamo la roba per favore. Ossigeno, minchia. Ma qua bisogna sistemare l'ossigenazione. Qui ho aperto, è successo il dramma. Quindi ci vuole un ossigenatore e non credo ad alghe, perché alghe mi sa che ne abbiamo poche. Alghe 11 tonnellate, però anche acqua 5 tonnellate. Brutta brutta situazione, brutta situazione, brutta brutta. Ma però io potrei anche chiudere qua e fare due stanze separate, però poi ci vorrebbero due ossigenatori, però un ossigenatore solo tutta questa stanza qui non me la fa. Se io invece la butto qui, facciamo il contrario, tanto sto lato qui in fondo non è che mi interessa. Ok, volevo capire qui se funzionava o niente. Ma chi è il raccattatore ufficiale qua? Allora, mettiamo lui. E poi qui, volendo, una piantina di... Ma il vaso, che l'ho messo a fare se... Ah, devo mettere i semi. Non l'avevamo usata la piantina. Adesso questo automatico. Semi di rotolino. Rantolino. Rotolino. Ma perché leggo sempre cose che non esistono? Rotolini. Io qui non... Secco per atmosfera. Vabbè, io continuo a metterle. Se poi funziona, funziona. Se non funziona, vanno a mano. Però anche qui gli manca... Ah no, qui c'è l'ossigeno ottimo, anche che... Oh. Se funziona, funziona, se non funziona... Dai, c'è. Questo è un cadavere, questo? Abbiamo un pelino di cibo, però se raccattate... Qui acqua pulita. Semi raccattate, ragazzi. Devo andare a prendere quest'acqua qua, perché non mi sento sicuro. Questi anche no, non mi interessano. Anche se bisognerebbe tenerci pulito per poi quando ci casca la roba. Perché magari dietro c'è e non si vede. Però vorrei sapere più o meno quanta roba abbiamo. Qui sta assicinando. Sì. Ci siamo messi male a quanto pare, sì. Questo almeno gli fa niente. Ricerca. Magari la prossima volta vediamo come usarla,
l'ultima ricerca che stiamo scoprendo adesso. Ora, se non vi basta questa farm qui, siete in 8. E a regola ci dovrebbero mangiare 100 persone, non 8. Io non capisco se ci buttano loro l'acqua, se ci arriva veramente. Stress 26, stress basso fortunatamente. Levate anche sta roba qui, levate tutto sto schifio. Elettricità a zero. 19 di 30. Impieghi? Qualcuno ha provato qualcosa? No. Mettiamo un gocciolino. Questa la elimineremo, mamma mia l'idrogeno che c'è. Sì, però questa 6, eh. Cerca del primo 30, ancora un po'. Nessun seme selezionato, nessun liquido in entrata. Ah no, però qui non dice niente, contenuti. Qui però non lo dice, quindi molto probabilmente funziona così, cioè basta passare il tubo nel mezzo e fa da sé. Io credo, allora facciamo così. 1, 2, 3, 4 e 5. Io non vedo l'ora di eliminare questo, mi dà un'angoscia con quell'idrogeno lì. È proprio un angolo brutto. Proprio una, qui bisogna aprire ancora tutto, eh. Dai, qua eliminiamo, su mangoscia, andiamo via. A me quando viene in mente una cosa ce la folla subito. Via tutto. E qui ci metto un generatore idrogeno, così lo freghiamo. Qui la tubatura funziona a questo punto perché credo che si inattivirebbe. Allora qua, vabbè, qui facciamo un piano normale, poi possiamo levare anche questo, tanto se ci deve stare idrogeno è inutile che questo stia a pompare, piuttosto lo mettiamo in basso, disattiviamolo per un secondo, possiamo così vedere cosa succede. Più sembra che più sono e più si rallentano, lavoravano meglio quando erano i tre, ma che sono 8, vabbè che c'è più lavoro da fare, però fondamentalmente anche quando inizi che c'è da scavare tutto il lavoro non è poco, definitivo.
già 6. Se io disattivo questo, l'idrogeno dovrebbe aumentare la regola. Però sembra che l'idrogeno alle piante non gli dà noia. Ora vabbè, ho levato l'ossigenatore. Quindi tutto. Ora cascano. Ah no, non cascano, li fanno volare, no? Vediamo. Qui ci mettiamo l'idrogeno. Allora, ricerca. La ricerca l'ha fatta. Vediamo un po'. Un trasferimento. Creature. Libera creature intrappolate rimettendole in libertà. Bitter feeder. Dispensatore automatico di cibo. Però non spiega niente, cioè. Trasferimento libera creature intrappolate, ma come l'intrappolo è. Cioè, cosa significa l'insegna con la freccia? Non è chiaro, per niente. Poi cos'era? Basta? E questo. Grooming station. Dove me l'ha messo? Allora, molto probabilmente prima va fatto questo, poi va fatto il resto. Però questo magari ragazzi lo vediamo la prossima volta. Io direi che per il momento ragazzi è tutto. Domani vediamo questa cosa qui che è anche nuova, della cattura delle bestiole, che poi servirebbe più che altro per o sfamarci con le uova oppure farle riprodurre, credo che loro si riproducono tra di loro, con le uova le possono sia mangiare oppure accudirle per farli riprodurre, e poi credo che le stesse bestiole producono qualcosa, poi ci sono varie rarità di bestiole, chiaramente queste qui più semplici da trovare dove sono, magari forse fanno l'uovo e basta, mentre altre, so, c'era una nuova che produceva petrolio, quindi vedremo. Poi qui sposteremo qui, anzi l'abbiamo già spostato qui, l'abbiamo già levato. Qui metteremo una centrale idrogeno, che è questa qua, con una pompa del gas che deve pompare praticamente. L'ho fatta la pompa del gas. No, devo ancora farlo. Devo ancora farlo. Cos'è? Sì. Non devo ancora farlo, quindi vabbè, faremo. Poi farò io il gas con la pompa, la metteremo qui e lui finché c'è l'idrogeno prende e la, diciamo, trasporta la, diciamo, dall'idrogeno produce energia. Purtroppo la consuma immediatamente, quindi vi durerà magari un giorno, poi si fermerà, la bloccate e quando si riforma l'idrogeno la riavviate. Quindi bisogna fare così per forza. Questa magari la sposteremo qua in basso. Siamo pieni di semi qua. E quindi niente, io vi ringrazio per la compagnia ragazzi, ci vediamo, anzi fatemi salvare perché live Twitch non si sa mai. E ci vediamo la prossima volta. Vi ricordo di iscrivervi sul canale se non siete iscritti di Twitch e anche su quello di YouTube, perché poi posterò live anche su YouTube. E se la state guardando da YouTube, sappiate che tutti i giorni alle 5 sono su Twitch, quindi potete vedere tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, praticamente.
e vi potete vedere live in diretta. Io vi ringrazio, ci vediamo domani, ciao a tutti.